A Venezia parliamo in veneziano. Venezia, boh, se mie anni che Venezia è nata dopo che si finì l'impero romano, e per mie anni è stata una delle città più importanti del mondo. Adesso invece si è diventato un museo perché non c'è più da conquistare terre nel Mediterraneo in giro per il mondo come che passavamo una volta. I commerci non passano più per Venezia, perché una volta passava tra Asia e l'Europa, passava tutto per Venezia, per cui c'era un sacco di gente piena di schei che potesse costruire quella meraviglia di città. Una volta che c'era anche 200.000 abitanti a Venezia, c'era tanti, adesso c'è sempre de manco, che sono 50.000 abitanti, ma soprattutto che sei i turisti, pensi che ogni giorno in media la popolazione di Venezia raddoppia, diventa il doppio, perché se sei 40-50.000 veneziani, anche ogni giorno 40-50.000 turisti in media. Vuol dire che d'inverno che ne siete manco, ma d'estate ne siete più, cioè d'estate siete più turisti che veneziani che vive in città Venezia. Quindi immaginate che difficile che sia per i veneziani vivere a Venezia con tutta questa gente, questa invasione che arriva. Però no, non può neanche lamentarsi, perché la maggior parte di Venezia vive proprio con i schei che viene dai turisti, per cui così bisogna capire come migliorare la situazione, forse limitare il numero dei turisti, ma aumentare il posti di lavoro a Venezia. Una volta che c'era il porto, adesso Venezia è sempre de manco. Tutte le più grosse istituzioni come i giornali, le sedi dei giornali sono state trasferite in terraferma, perché c'era massa difficile per la gente della terraferma venire a Venezia ogni volta che doveva togliere un documento. E voilà, questa è Venezia, insomma, adesso al giorno d'oggi. Ciao.